Il Festival della Canzone Manfredoniana è nato per così, da una forma di, dai buon temponi di Manfredonia, il Torino Murg, Antonio Valente, io, Grassi, il dottor Grassi, i quali erano sempre innamorati del carnevale Taunus. E quindi si è pensato di far nascere il Festival della Canzone Manfredoniana. Cosa che ognuno ha fatto, perché tutti questi elementi hanno scritto e composto le canzoni per proprio conto, riferendosi a spaccati del carnevale manfredoniano, Ubala Pekis, Nanza Olus, e praticamente non ha avuto una forma di continuità, perché in quel momento ci è parso a tutti noi che abbiamo, anche perché poi si trattava di creare, ecco, era innovativa la cosa, era bella, però quando abbiamo notato, alla fine, quando abbiamo notato che il complesso totale delle canzoni costruite, composte, cantate, hanno sortito il loro effetto, l'anno successivo, non so, tutto è stato messo a tacere. Eppure dobbiamo riconoscere che le canzoni hanno un aspetto molto vero della situazione di quell'epoca. Mentre adesso, per esempio, il carnevale si riferisce ai carri, il nostro carnevale invece era del popolo. Noi amavamo il carnevale perché c'era una gestione popolana, non erano i carri che determinavano il carnevale manfredoniano. I carri sono venuti un po' dopo. Noi avevamo il gusto di vestirci, molti, molti manfredoniani si identificavano nel re di Francia, nella regina di Francia, con costumi ben fatti e con una forma di imperturbabilità, disinvolti, attraversavano il paese con noncuranza, senza, e il resto del paese che guardava, rideva e quindi applaudiva, ammirati, naturalmente, il popolo ammirato. In pratica, quindi, finito il carnevale, finito quell'anno, non c'è stato più niente. Cosa abbiamo fatto? Dove è stato fatto? Le registrazioni sono state fatte su un apparecchio piccolino che si chiama Geloso, si chiamava, un apparecchio così piccolo, Geloso. E le registrazioni avvenivano in locali di fortuna, una volta sul Circolo Unione, qualche altra volta in una casa privata, qualche altra volta ancora, non so, da Innerendicià, così si suol dire. E quindi si provava, qualche po' di si provava e si registrava. Poi è stato messo tutto insieme e si è dato alla popolazione, con un'unica registrazione finale, i suoni e i canti che erano stati creati e composti, diciamo, dai Bontempone, come ho detto prima. Perché è tutta gente che ha amato Manfredonia, ha sempre amato Manfredonia, ha sempre amato il carnevale. Spelletta sconosciuta per frustire passaggiere di montagne chiere chiere su giardine costumere in giavello l'anduone in un golfo secondone che aspetta a braccia aperte e dove la festa è qua perché per noi era un carnevale. Il carnevale rappresentava un po', come dire, la liberazione dall'etica comportamentale, che la morale del buon costume, eccetera. Quindi società da ballo, per esempio, era una bellissima cosa, perché mentre prima, durante l'anno, non potevamo far niente, dovevamo agire in un certo modo, rispettando regole, norme e morale, che invece con Ubala Pekis si poteva avere la possibilità di trovare una ragazza che ti accompagnava. Questa libertà determinava la rottura, il fallimento o di un fidanzamento o di una promessa di fidanzamento. In pratica, in sostanza, che cosa succedeva? Che si andava a Ubala Pekis, ci si divertiva,
ci sentivamo, come dire, un po' sospesi, vivi, liberi da ogni vincolo costrittivo e quindi ci divertivamo. O carne venatana a tutta vanna, ma come lustra non ce ne stè. Società da palle ce ne stanno, lo sa che una quantità. E non proverbi ande vece, la carne vela guaste aggiuste. E i matrimoni... Il detto dice, carne vela guaste aggiuste. In pratica tutti rimanevano sempre felici e contenti, perché se si guastava un matrimonio o una promessa di matrimonio se ne inaugurava un'altra e quindi nessuno poteva lamentarsi, nessuno poteva dire di aver fatto qualcosa di sbagliato. Noi aspettavamo il carnevale, ballo per chiesa, per avere la possibilità di poter contattare, vivere la nostra esistenza con una certa libertà, non d'azione, ma di pensiero, spensierati. Per quanto riguarda invece la composizione delle canzoni, l'ispirazione nasce dalla verità della vita, dalla vita reale, insomma, ecco. Per esempio, Nanzaulus, molto spesso si mettevano i giovani, gli adulti, gli anziani, anche gli anziani, insomma, una certa età, più o meno, dico anziani per dire, nella speranza di poter contattare qualche Pacchianel, con la scusa di dargli i dolci, per un'avventura, una forma di avventura. Mentre invece era tutto il contrario. Le Pacchianelle furbe portavano i signorotti, povere vittime, al bancone, mangiavano quel che volevano e poi andavano via. E si racconta di questo, c'è un fatto ipotetico naturalmente, ma si racconta che la moglie dice al marito, dove vai? Era il primo giorno di carnevale. No, vado in piazza così a vedere un po'. Giustamente gelosa, la moglie si traveste da Pacchianella e segue il marito, perché voleva mettere alla prova la fedeltà. No, prima vedeva dove... Ha visto che il marito andava vicino ad Aurisa, gli si avvicina, lo accarezza, e lui, pensando che fosse una donna estranea, una donna diversa, dice, stamena volutete moccarazzete. Rimane commossa, entusiasta e speranzosa. Alla fine, dopo, quando lui dice, gli amici in portone, la nascina con, mi chiedono sta chiesa, dammi un bacio, di essere non porta per una volta, tu non ci sei aggraziato, ma innamorato. Quando la moglie si toglie la maschera, ma era tutto sgraziato, tagli un po'. E quindi praticamente succede il patatrac. L'arte sconnacchieta, tagliando un feta, perché per questa faccia guarda un bacio. L'altro spaccato in realtà è un ballo pacchese, come ho detto già prima. Altri spaccati sono tutto ciò che riguarda per esempio un funerale di carnevale, di Zeppe Carnevale. Il funerale di Zeppe Carnevale è nato proprio facendo... l'ipotesi, perché si dice che Carnevale è venuto da Uccello perché aveva preso la pandur e la malattia doveva farlo morire entro 3 giorni, ma prima di morire voleva divertirsi. E noi abbiamo, ecco, il gruppo ha creato, o colui che ha creato in quel momento, la canzone, dando un significato prima triste e lugubre per quanto riguarda la malattia, e poi allegro e spensierato fino alla fine che si ricompone il canto con un'aurea funerea e triste. Piangete perché carne veli tenete, ma prima di morire state masse. Per quanto riguarda la partecipazione in campo nazionale, Rai TV, del 1957, quando abbiamo rappresentato la Puglia in campo nazionale, eravamo poche persone,
il duo Trigiani, una chitarrista di cui mi sfugge il nome e un fisarmonicista di Bari. La chitarrista era di Lecce. Leggemmo che c'era un concorso per un esame per poter partecipare e vi partecipammo naturalmente. Siamo andati avanti per una prova, una seconda prova, la terza prova siamo stati presi, siamo stati nella sala in cui noi si cantava, era a forma di ferro di cavallo, dietro i vetri ci stavano 10-12 commissari di esame che ti guardavano, osservavano, scrutavano e davano quel che dovevano dare. Quindi praticamente, in sostanza, dopo aver fatto tutte queste prove, ci comunica che noi avevamo raggiunto, ci avevano dato, come dire, avevamo vinto e dovevamo prendere parte a rappresentare la Puglia come campioni. La difficoltà stava soltanto in questo. Dovevamo essere accompagnati dal pianoforte o dovevo suonare io la chitarra? Le prove le abbiamo fatte sempre col pianoforte, però quando loro si sono accorti che potevo suonare anche la chitarra, per dare un senso più logico, più conforme al duo Trigiani, hanno detto che dovevo suonare la chitarra e l'ho suonata la chitarra. In pratica quindi abbiamo fatto, lo spettacolo è avvenuto al Teatro Petruzzelli di Bari, ci ha presentato Silvio Noto, io e mia sorella Nunzia, non ho precisato, il duo Trigiani. Non c'è stata una grande, come dire, votazione, ecco, perché i televisori non ce n'erano, erano pochissimi, quelli che ci stavano limitati al Teatro Pesante, a quelle poche famiglie che ne potevano gioire, insomma, o godere. E quindi non tutti sapevano, non tutti avevano saputo e non tutti conoscevano che noi, due Trigiani di Manfredonia, avevamo. Quindi il voto che doveva essere rappresentato dall'acquisto del biglietto della lotteria e dal voto che doveva essere inviato, ne sono stati acquistati pochi naturalmente, questo è il punto. Per poter riuscire a continuare come finalisti in questo campo. Però abbiamo cantato lo stesso in campo nazionale, abbiamo cantato, ci siamo fatto sentire, abbiamo avuto il consenso di tanta gente, qualcuno sui giornali, qualcuno ci ha scritto congratulandosi, ammirato, eccetera. Comunque, quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto. Non c'era possibilità da parte dei manfredoniani di poter avere, almeno da parte nostra, il conforto dei manfredoniani, perché non sapevano quasi niente. Non c'era possibilità di conoscere se noi siamo stati là o meno, chi l'ha detto e chi non l'ha detto. Tutte queste cose sono apparse poi dopo, man mano, con gli anni successivi, noi abbiamo trovato il piacere di poter farci conoscere dal grosso del pubblico di Manfredonia. Che marito, ai 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 ai, io sarò, oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon? Me gusta una muchacha, me gusta un bel muchacho, oi mamma, enamorado son. Enamorado soy.